Ragazzi, 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 siamo nello Yukon. Andiamo a prendere l'oro. Ciao amici, Marco Trans Games SPA. Allora, primo una bella ruspa, secondo una di queste belle macchinette. Vediamo che mezzi ci sono. Il Caterpillar esplora il mondo per sbloccare questo camion. Voglio il Caterpillar pesante, li voglio tutti e due. Ma che bello questo Caterpillar CT680. Anche il muletto mi incarte. Lammer, Pacific, il Pacific non l'avevo mai visto. International Paystar a due ruote, sì, ce l'avevo. Questo qui è quello grosso. La gru gigante. Belli, belli, belli. Non è disponibile in Nord America, però. Vabbè. Allora, incominciamo con la macchina. Allora, aspetta un attimo, perché il cambio per 4. Sono Fremino prestazioni forestali, sacrifica il numero di marce, velocità massima, ma offre il livello di marcia ridotta. Ok, eh sì, per quello che fa. Vroom, vroom. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Ghiaccio. Adesso ci va il fango qua, eh. Direi questi qua. Traino grosso, presa d'aria alta, tettuccio, mettiamo queste, quello grande, paraurto c'è, qua c'è, le adesivi ci sono, nitro c'è, si attiva bene. Io farei un colorino bianco. Sì. Benvenuto nello Yukon. Quando l'ambiente ti rema contro, avrai a disposizione nuove meccaniche per superare ogni ostacolo sulla tua strada. Potrai immagazzinare qualsiasi carico che porti con te in depositi temporanei sulla mappa. In questo modo potrai pianificare meglio la logistica e portare solo le cose cui hai bisogno. Potrai produrre determinati tipi di carico con materiali disponibili. Porta semplicemente il numero e il tipo di materiali richiesti per la fabbricazione in una zona specifica e produrrai il carico di cui hai bisogno per completare gli obiettivi. Potrai anche smantellare edifici nella regione per acquistare parte dei materiali di cui hai bisogno. Fai attenzione, gli edifici possono essere smontati una volta sola e la quantità di materiale può essere limitata a. Ah, ok, io direi. Gusbagliò. No, non lo voglio questo. Non lo voglio. Allora, facciamo così e lo piantiamo qua. Finché si tratta di quello piccolino, ok, quando è quello più grosso è triste. Allora non mi serve neanche sinceramente il volevo prendere. Cosa vede i miei occhi? Cosa vede i miei occhi? Non so neanche perché sono ritornato dentro. Ho schiacciato XX, schiaccio troppi tasti. Che cosa vede i miei occhi qua? Perché non posso usarti? Perché non posso usarti? Perché non posso usarti? Perché non posso usarti? Era questo? No. Allora, vabbè. Usciamo con questa.
mi piacciono di più questi. No, facciamo gialla. Esci. Un giallo un po'. Ah, ok. Ok. Allora, siamo nello Yukon, ragazzi, eh? Un bel Tatra, dopo sicuramente ce lo compriamo, eh? Attive. Pneumatici. Allora, qua siamo soprattutto sul fango, eh? Siamo nel fango, quindi fango eccellenti, vediamo un po', anche questi non sono male, eh? Diciamo che forse i tacchettati non servono nello Yukon. Allora, visto che non sapendo né leggere né scrivere dobbiamo portare la roba, io comprerei, già che ci siamo, una. Ah, qui ho solo questa, non ho la gialla? Ah no, perché la cosa è grossa. Allora, questo, ma anche questo è uguale. Che quello vuole. No. Tutte le volte mi frega. Tutte le volte mi frega repair mod. Ok. Ok, andiamo con la macchinina a vedere un attimo che cosa succede, così almeno sappiamo cosa. Ok. Allora, lo Yukon è bello, particolare, particolare, molto bello, molto bello. Dozen Concrete Plan.
Canada. Allora, blocchi di cemento e lastre di cemento. Blocchi e lastre, nient'altro. Tutto sto un baragano. E finisce qua. Oh, caspita. Sembra una strada. Ah, qua c'è qualcosa che va di là comunque. Ah, è un po' incasinato lo Yukon, eh. Vedevo. Ho messo un po' come. Ai 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 caramba, guarda che bello! Scarichiamo i mattoni. Sì, ma carichiamo i mattoni perché li tiro via dalla casa o... fammi capire. Si può andare di qua, eh? O almeno, qua c'è una strada. È tutto da scoprire, ragazzi. Qui siamo nello Yukon. È un bel torrente, bello... Adesso qui c'è una strada e adesso non c'è più. A meno che sia questa strada qua con i sassi, che bisogna andare pianissimo. Una volta che ci arriva qua. Si può andare in acqua. Io non credo. Dai, per piacere, vai, vai un pelo che prendiamo le cose. Non ti impostare dentro. Dai, dai, punto vericello. Oh! Ah, ce l'ho fatta. Abbandonato, potrei fare benzina. Magari potrei dire qualcuno. Noi ce ne freghiamo, facciamo un po' di benzina e passiamo nello Yukon. Allora, la parte di qua, sinceramente, non è che c'è proprio una strada, eh. Boh, ho preso la pala. C'era un barile lì.
Sono un po' incasinate le mappe dei DLC, Urca. Ok, quindi di qua no. Anche se qui c'è una discesa, qui ho un lago ghiacciato secondo me. Porca loca! È troppo forte che si sente cacca. Sta spaccando tutto. E come fa questa gente? Perché che si vive nella... un ambiente favoloso. Ma io dico, non c'è nulla. Non ci sono neanche le strade. Come fai? Non c'è proprio nulla qua. Ciao mio amor, non sono in live ma sto facendo un bel video per i nostri amici. Ok ragazzi, ai ai ai, caramba. ho un'altra struttura da costruire, bellissimo sto fatto, però io non ho ancora visto, ok che è ancora l'inizio, ma non ho ancora visto nulla a riguardo della costruzione, nel senso posti dove prendere materiale. Cioè non è possibile che gli frego i mattoni, cioè capite che qui è fregare i mattoni alla gente, non è costruire una casa, cioè questo ha portato dei mattoni nella sua casa, io vado lì e glieli frego. Non è buona, no buona. Allora, diciamo che è qua, potrei andare tranquillamente. Ecco, diciamo che mi aspettavo più Yukon, tra l'altro... Avete visto che avevo detto messo le gomme da fango, invece qua ci vogliono proprio quelle da neve. Lo Yukon si vede che qua fango e neve ci vuole. Dov'è il... Ok, vado giù, poi devo girare a destra, vediamo se c'è qualcosa. Sì, perché poi chiaramente nevicando le tracce o comunque le strade si cancellano. Cacchio! Scusa macchina, sì, qui è andare su due rocce però, Vediamo. Oh, comunque la torretta è una di quelle almeno in metallo, Bellissimo lo Yukon. Vortice di rimorchi. Poi smarrito durante il viaggio. Poi campeggio disastroso. Mi sembra che ce n'è altre due o tre, eh.
Ponte ovest. Oh, qui c'è da costruire un ponte. Consegna in salita. Questo sarà un disastro. Aspetta solo un secondo. Allora amici, avendo il camion, perché no? Ce le carichiamo noi. Forse perché non ci stanno. Ah, è caduta. Grande, 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 grande. Allora, gru. Via. Allora, bisogno di due longarine. Sicuramente una ce l'abbiamo qua. L'altra non c'è più. Lo sapevo io. Perché lo sapevo io? Perché conosco già questo gioco? Incredibile. Dai, scarica. Ah, devo usare il...
Mi sa che devo usare il coso, perché avendo usato il gancio. Allora, longhierine, perché mi ha mandato qua con le assi di legno che ho bisogno longhierine io? Allora, qua c'era una cosa che diceva il gioco che si può smontare e portare nel magazzino. Quale magazzino? Questo forse. Andiamo a vedere se possiamo portare nel magazzino. Posso prendere i pezzi in giro che alla gente non servono e portarli in magazzino. Vedo quel magazzino qua. Allora, senza toccarmi un Golia o magari il Tatra, che va un po' più lento, però ragazzi è impossibile, davvero. Che cosa mi dà qua? Posso rulli di lamiera, tubi piccoli, carburante, cemento, longherine. E io
Io non... A questo punto... Io a questo punto... No, non posso scaricare, scusa. Non posso. Allora... Secondo me prima scaricare con gli altri, però ormai è andata. Madonna, ma ho le gru più stupide del pianeta. Vero ste gru? Guarda che roba, tende a cadere. Mongarina, oh, me l'ha caricata lui, bravo, bravo. Aspetta, se io vado di qua, cioè, posso andare di qua. Non sono di certo belli sti mezzi, ma sicuramente sono affidabili. Allora, io al magazzino ho scaricato della legna extra, quindi se poi serve per qualcosa, spero che il gioco mi ricordi che ho della legna extra lì. Carico. Cioè, quindi mi dà... Smonto le case. Cioè, non è che le creo, smonto le case, raga. Incredibile. Vabbè. Io pensavo il contrario, vi dico la verità, ci sono rimasto un po' male. Allora, dov'è che è il ponte? Scusami. Va subito qua. No, qua c'è il ponte. Allora. Eccolo qua il nostro camioncino, c'è la manina dritta, eccolo qua il cat, ma perché?
Adesso qua. Forse perché è troppo storto, quindi devo tirare il gancio. Niente. E di là. Oh, più dritto, solo più dritto, ma va fa un brodo. Dai. Senta macchina.
c'è la... aspetta, audio. No. No, facciamo tutto dentro. Andiamo a scoprire ancora un po' lo Yukon. Davvero, allora, credevo che... Allora, indietro e a destra viene fatto quello stesso, per quello a volte vado indietro e si sposta anche a destra e a sinistra. Quindi io vado solo indietro per poter mettere il carico dentro e lui mi fa sta stupidata. Però viene tutto. Oh, raga! Sì, grande. Andiamo con la macchinina. Via. Via. Andiamo a vedere la parte di qua. Dello Yukon. Un pezzettino ancora. 5 minuti, vediamo un po' che cosa c'è. Paura, c'è una casa. È un'altra casa che andiamo a fregargli la roba, eh? Assi di legno. Cioè davvero questi qua, forse perché sono abbandonate e ha un senso fregargli la roba. Sono qui così, nessuno ci verrà mai più a abitare. Mattoni, assi di legno. Il bello è che non ho capito dove... Queste vanno un po' abbandonate, eh. Forse per quello, vedi? Però il bello è che non costruisce nessuno. Cioè, prendiamo e basta. Nessuno viene nello Yukon. È un po' desolante la cosa. Quindi non c'è scarica, c'è carica. Un po' mi spiace, anche perché queste qui belle, serio, è una pozza, sono finito dentro l'acqua. Questi, cioè scusami, ma questo è un magazzino, questo l'unghiellina, forse questo è un magazzino, però no, questo non è, questo è un magazzino. Qui cosa c'è? Comunque ragazzi, le mappe sono grosse. Ne devo sbloccare un altro qui. E devo dirvi la verità. Proviamo giusto 5 minuti ad andare su. Ma non si va, qui è proprio montagna. No, no, no. Ok, dai, dallo Yukon. Lo Yukon è tutto, ragazzi, guardate il camion, io voglio quello lì, voglio quello lì. Comunque non è grosso, eh. È un caterpillar, però è grande come la ruspa. Vabbè, però lo voglio lo stesso. Allora, dalle mega
montagne incredibili e belle complicate dello Yukon, Nord America. Marco Drums Games vi saluta, vi aspetto con tantissimi video di questo gioco, se vi piacciono, e tantissimi altri giochi. Le live che faccio su Twitch le importo qua su YouTube. Mi raccomando di iscrivervi al canale YouTube, commentate mi piace, iscrivetevi al canale Twitch che lascio il link in descrizione dove faccio le live tutti i giorni alle 21, ma seguite soprattutto anche Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Discord per poter parlare con me, per metterci d'accordo se volete giocare con me. Solo per vedermi o chiedere magari qualche notizia, informazioni, trofei, tutorial, giochi, Xbox Series X o PlayStation 5, volante, robe del genere, e soprattutto cliccate il Linktree che vi porta a tutto questo, che ci sono i link, vi apro una schermatina e ci sono i link. Quindi io vi saluto dalle mega montagne dello Yukon, dalla mia bella ruspa, è tutto, un saluto, un abbraccio e alla prossima da Marco Drums Games Transport Inc. No, 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 qui si chiama Marco Drums SPA, Trasporti e Logistica. Ecco, trasporti e logistica non l'avevo mai detto. Trasporti e logistica ci sta, dalle mega montagne innevate dello Yukon. Ciao.